Stasera iniziamo proprio alla grande con i Bear, perché l'ospite di oggi, ve lo dico già in anticipo, è così, è uno che si fa sentire quando c'è. Filippo, buonasera. Ciao, buonasera, buonasera. Ciao. Come stai innanzitutto? Questa domanda banale ma anche importante se vogliamo, come stai? In piedi davanti alla finestra perché c'è il termosifone, no? Come un gatto, che carino! Sì, no, va bene, bene. Allora, Filippo, stasera io, come sai, ho iniziato questo inizio di Diversus, di questa nuova stagione, con te, no? Perché l'ospite dell'altra volta, Giacomo, è parte, ora racconteremo meglio del tuo percorso con Audio Monk Studio, ed è stato appunto un artista che mi hai presentato tra virgolette tu, però non potevamo non pensare di averti come nostro ospite, perché tu racchiudi un pochino il mondo musicale, se vogliamo, a tutto tondo, perché nasci musicista ed oggi invece diciamo anche un'evoluzione un pochino più matura. Ma come è nata la tua esperienza da musicista? Iniziamo da questo. È nata proprio col pezzo che ho messo all'inizio, praticamente. Io a 12 anni, prima di andare a catechismo, ho acceso la televisione e ho visto il video di quel brano lì, che non c'avevo internet, non l'avrei potuto mai trovare altrimenti. E niente, sono uscito, sono andato al negozio di dischi del paese che non c'aveva mai nulla, ma quel disco ce l'aveva, e niente, mi era entrata nella testa quella frequenza alta della voce, no? Proprio mi ha acceso qualcosa, e quindi lì, tra spirito d'emulazione e affascinamento, ho iniziato a suonare. Ho scelto la chitarra perché credevo che il cantante dei Blair suonasse la chitarra, poi in realtà suona il piano, però continuo. Vabbè, però, ma tu quindi avevi degli strumenti in casa? Cioè, spiegaci come è nato proprio fisicamente questo tuo contatto, no, con lo strumento. Nessuno strumento musicale in casa, la chitarra, perché era comoda da portarsi, era bella da avere e comoda da portare, proprio piccola, e poi a me piacciono le cose piccole che si possono trattare senza sbattere. Che puoi tenere con te, quindi proprio è stata una tua scelta, non è, diciamo, quei musicisti che da generazioni sono musicisti, tu invece dal nulla così hai deciso di iniziare a fare musica. Ho deciso così, da solo, sì, stupendo anche i genitori che non se l'aspettavano. Bello, bello, mi piace questa presa di posizione involontaria del tuo percorso artistico. E poi come sei evoluta? La mia prima decisione realistica, credo, è la mia prima decisione, quella che io storicamente, quella di iniziare a suonare. E poi come è andata avanti questa scelta? Come l'hai maturata poi nel tempo? Lo,
Ma fondamentalmente mi ci sono buttato dentro, ci sono affondato anche a periodi. Inizialmente è andata avanti perché è un'attività che amo molto. Cioè, proprio io amo produrre i suoni e gestirli, proprio è una cosa che a me mi riempie. Cioè, è E andata avanti infatti questo sentimento qui. la cosa particolare della tua musica, anche se ci conosciamo musicalmente da poco, però abbastanza da capire un pochino di te, che non è mai facile identificarti in qualcosa nello specifico. Ti piace molto variare, cioè, ma in realtà io non sono manco certa che tu riusciresti a descriverti a qualcuno musicalmente, io mi sbaglio. No, è una cosa che sto cercando di fare ultimamente, di fare un po' di sintesi di quello che io ritengo mi appartenga. Ecco. Ma credi che sia necessario farlo, descriversi per forza? Non è anche bello non doverlo fare e lasciar parlare le evoluzioni? Diciamo su piani diversi, sì, però su un piano anche strettamente, direi proprio ora banalizzando, lavorativo, pubblico, sì. Perché cioè, se no confondi a qualche livello il pubblico, no? Beh, Cioè, se non gli dai, certo. dopo tu, mentre tu lavori quell'immagine che presenterai, sei libero di fare l'indagine di cui parli te, no? E di vedere te stesso in tutte le sfaccettature, però se devi pensare a darlo a qualcuno, devi scremare qualcosa, no? Comunque devi fare in modo che sia Certo. E come stai facendo? Sei riuscito già a trovare una quadra, diciamo, in quello che è il tuo mondo? con uno studio, cioè iniziando a lavorare sugli altri artisti invece che su di me, e quindi iniziare ad applicare quello che io ritengo giusto, che quindi magari, cioè che proprio per intuito capisco che ci sta, mentre magari quando penso per me, valuto tutte le varianti possibili e non mi curo bene dell'insieme. Invece di avendo a che fare con un'altra persona, riesco a capire meglio qual è l'input che voglio dare. La strada da prendere. E quindi mi ha aiutato a me perché poi quando ritorno su di me riesco a vedermi più distaccato, imparo quel meccanismo che mi permette di vedermi più distaccato, capito? E quindi di produrmi invece che essere soltanto un cantante, un musicista, cioè sono un musicista io, di base. Ma questa cosa è bellissima, Filippo, perché è praticamente il contrario di quello che io immagino, cioè, o forse per gli altri in realtà è il contrario, no? Cioè, nel senso, quando sai un artista ormai è talmente sicuro di essere quella cosa lì, e allora poi cerca negli altri di identificarli. Invece questo processo al contrario, secondo me, è fantastico, perché è come se tu ti leggessi attraverso la musica e la storia degli altri, no? Beh, sì, proprio la reazione che hanno, cioè le persone che vengono a fare una produzione con me, cioè hanno a che fare con me, quindi è importante che io lo descriva bene, sì, e mi aiuta molto. Cioè, la risposta della realtà è importante quando fai l'artista, alla fine il mestiere è effimero, se non c'hai almeno come tornaconto una risposta della realtà positiva per molto di senso. Guarda, sì, ma dopo ti chiederò delle cose su questa cosa, perché è un argomento che mi affascina molto. Però, visto che abbiamo questa stupenda scaletta musicale che questa sera hai scelto per noi, perché ricordiamo agli ascoltatori che intanto salutiamo e ringraziamo per essersi collegati in tanti, e vi ricordo che potete scrivere anche in chat se avete domande da fare a Filippo, ma anche sui nostri social, sia di RKO che quelli di Versus. Fra poco anche vi daremo i social di Filippo. Continuiamo ad ascoltare questa scaletta. Tra l'altro, il prossimo brano che ascolteremo fa parte praticamente della mia adolescenza. Ma non so quanto sono vecchia se ho questa cosa. Sicuramente più di te, che eri piccolissimo. Eri piccolo. Loro su NoFX e questa è Champs-Élysées. Torniamo fra poco. Sì.
Ma io sento delle note. Ma cos'è? Ma per niente, ma non niente. Eh no, ora non ti puoi interrompere perché io sono entrata così in diretta Ho all'infame, come si capito. dice qui a Bari, perché volevo Come? all'infama, come si dice? Non lo so esattamente perché io sono leccese, però una cosa del genere. Volevo che si sentisse quello che stai facendo, ma tu ti sei Ah. fermato. Pensavo che mi si sentisse sotto la Si canzone. sentiva un pochino, però forse la traccia superava l'audio, il nostro audio. Però se vuoi continuare un pochino, a noi non dispiace. E via via lo rifarò io all'infama. Ah, ti vendicherai allora. Però tornando al discorso che stavamo facendo prima, no? Che tu dicevi questa cosa della realtà del musicista che comunque. Ma tu pensi che la maggior parte, cioè la domanda forse è stupida, però è una cosa che mi chiedo sempre. Nel tuo caso l'essere musicista e l'essere te stesso, cioè, combaciano? Faccio questo dalla mattina alla sera, anche per forza. Nel Non c'è senso, alternativa. non ho tempo per essere nessun altro, cioè nel senso proprio fisicamente, non, cioè il resto del tempo faccio la spesa, cammino, mangio, so, cose del genere, però cioè, faccio veramente questo dalla mattina alla sera da un sacco di tempo. Quindi non sai com'è non essere questo, insomma, No. ovviamente. C'ho dei ricordi da bambino, però ecco, mi annoiavo, penso. Sicuramente sì, rispetto ad ora sì. Ma raccontami un attimo questa esperienza con Audiomock Studio, quindi. Ma è stata una tua decisione o è stata una cosa che è capitata, diciamo così? Stata una cosa che è capitata, è stata colta la palla al balzo e quindi adesso ho uno studio di produzione che praticamente nasce. Nel mio paese, che è Città di Castello, c'è stato uno studio piuttosto importante nel quale è nato Frankie Energy e Subsonica, no? E questo studio, adesso i padroni di quello studio lì sono passati alla sonorizzazione, alla ripresa d'orchestra, no? Hanno fatto, diciamo, uno step nel campo del recording dal vivo. E hanno lasciato questa attività in sospeso e niente, praticamente sono subentrato io e niente, questo è quanto. E adesso a Città di Castello c'è questa realtà che si chiama Audiomonk, dove si fa produzione musicale e management artistico fondamentalmente. Ma non è stata una scelta bella coraggiosa, secondo me, cioè nel senso io immagino, mi immedesimo, no? Ritrovarmi improvvisamente così ad avere anche la responsabilità di altri musicisti della loro storia musicale, non ti ha spaventato all'inizio? Ma no, perché io lo faccio, quello no, cioè lo faccio in buona fede, cioè è una cosa che comunque In buona fede. mi prende bene, cioè nel senso, a me proprio mi piace suonare, quindi mi prende bene. Cioè, solo entusiasmo, nessuna paura, nessun timore. Ma
Sì, ho anche preso, cioè, ovviamente uno sbaglia anche, quindi cioè, si becca anche semplicemente il fatto che può andare male, però di base lo faccio bene, insomma, ecco. No, vabbè, mi ha dato un assist, si dice così, fantastico, perché ora, visto che dici che si sbaglia anche, guarda, guarda che percorso altissimo mentale. Vai. C'è un brano tuo che guarda caso si intitola Non sbaglio mai, che ora Sì. faremo ascoltare, che questo titolo, vabbè, poi ci racconterai questo brano come è nato, perché io chiaramente voglio sapere tutto, lo sai, e stasera sarai sotto torchio. Ma faccio prima ascoltare ai nostri amici che già comunque iniziano a mandare dei messaggi, pare che sta iniziando già a far incuriosire tutti, Filippo Poderini con Non sbaglio mai. Hai
Fino all'ultimo istante, un brano che sinceramente amo, devo dire la verità, anche se ora sembra che lo dico per compiacerti, ma davvero mi piace un sacco. E mi fa venire in mente una domanda che probabilmente anche questa può essere stupida, ma la posso fare a te perché non mi sento giudicata, diciamo, in questo senso. E da musicista che sperimenta tanto, no? Suoni e poi oggi con l'esperienza di Audio Monk, come diciamo, riesci a capire quando un brano è terminato, cioè quando c'è abbastanza di tutto quello che immaginavi dovesse comporre? Non so se sono stata chiara. Inizio ad aver paura di aggiungere delle cose. Ah, quando pensi che quella cosa in più possa essere troppo? Sì, che ti rendi conto che magari il brano da 1 a 10 è venuto da 7 e mezzo 8, no? E quindi lì puoi decidere, dici, ti puoi dire proprio: me lo merito questo brano da 10, questo brano se lo merita di diventare da 10, e allora in quel caso decidi se fa correre quel rischio, però è lì secondo me che decido che lì quel pezzo può finire, cioè uno stato, da quel punto in poi si cambia stato d'animo, semmai, però il prodotto è finito, diciamo. Cioè, quindi non ho capito, cioè, arriva il momento in cui non sai se rischiare o meno, tipo un po' quando giochi a sette e mezzo, non so se si gioca da te a questo gioco di carte. Una cosa del genere, dai, sì, esatto. Non volevo banalizzare, però, cioè, nel senso, c'è quel momento in cui dici un rischio e poi posso fare il capolavoro del secolo, oppure mi mantengo così, vuoi dire questo? Pure rischio e perdo un sacco di tempo su una cosa che mi piacerà quindi di meno, mi avrà deluso, capisci? Invece in quel modo andava bene come era, non so se mi spiego. Sì, certo, che poi inizia poi a cambiare tutto, no? A snaturarsi quello che poi invece poteva essere già perfetto così. Sì, cioè, più che perfetto poteva essere quella cosa lì. Dopo Certo. invece quella cosa lì con un accenno di un'altra, invece proprio per essere quella cosa lì. Sì, dai, così Sì, no, adesso. è chiarissimo in realtà, te lo giuro, cioè ha più senso perché effettivamente non per perfetto, che significa? Non significa niente, però quella cosa lì significa tutto. E quindi anche con quelli che lavorano con te, con i musicisti che lavorano con te, fa lo stesso. Ma non c'è poi là il rischio che loro invece vogliono lanciare la carta successiva? Cosa Quello lì devono arrivare fai in da quel me. caso? Volentieri, cioè, per un'altra persona è più semplice perché te lo per quella cosa, per quell'operazione di scrematura che ti costa comunicare, come dicevo prima. Beh, quindi dal momento solo che comunichi con un altro si screma da solo, succede un'alchimia che lo rende meno rischioso. Sì, è vero, perché forse anche perché è condivisa, no? Quindi c'è una. Cioè, a qualcuno ti può dire fa schifo, cioè, te lo può dire prima, Certo, capito? certo. Ma a te piace lavorare con. Cioè, la tua dimensione la senti più cioè, nella tua solitudine, diciamo, da musicista, quando tu scrivi, appunto, ti immergi nel tuo mondo, o entrambe le cose? A me piace molto il confronto, però forse, cioè, però in dei momenti, se no, cioè, il fatto è che tanto mi isola fa una cosa, quindi cioè, è come se ho le cuffie per dire, quindi anche se sono con qualcuno, cioè, ci sono dei momenti in cui la solitudine è ovvia, neanche necessaria. Certo, ti concentri su quello che è l'obiettivo del momento A e me lo puoi. interessa il confronto in itinere, cioè mentre sto facendo una cosa mi interessa sapere ti va bene questo, come lo senti, cioè mi interessa sapere quello che i dettagli dei quali io magari non riesco a curarmi, perché magari mi curo da una forma all'insieme, capito? Certo, Quindi sì. anzi chiederei all'artista che se lo assumesse lui quel rischio di magia, perché la base ce la metto io, sono lì apposta. Sì,
No, comunque mi affascina tantissimo questa cosa, davvero, perché mi sembra una cosa molto intima che però deve raggiungere poi, no, un pubblico e quindi è un percorso che richiede un equilibrio davvero assurdo, che invidio un pochino, si immagino che comunque devi essere freddo anche oggettivo, no, nel lavoro che fai, ma senza perdere poi quell'emotività che è necessaria. Devi essere rapido fondamentalmente, cioè per non perdere quell'immediatezza. Cioè, puoi anche farlo spesso, ma devi essere rapido a ottenere, cioè, non ti devi dilungare troppo nei processi, devi arrivare in fondo. Devi cogliere immediatamente, cavalcare l'onda, diciamo, del momento. Devi cercare di vedere il più spesso possibile l'insieme. E poi scremare correggendo e aggiungendo dettagli, no? Sì, un po' come scolpire, insomma. Avere Sì, un po', diciamo, un punto di partenza da limare per. decidere chi ci andrà ad abitare. Sì, mi piace Io questa immagine. faccio le case. Com'è? Io praticamente faccio le case per questi artisti, poi ci vanno ad abitare loro. Ma poi ci vanno ad abitare anche chi li ascolta. Esatto, cioè Quindi è esatto. ancora più complesso. Vabbè. Quindi è bello perché deve fare appunto quello che dicevo prima, la dimensione intima che però sia capace di accogliere, no? Quindi quella è la cosa che mi affascina tantissimo. Ma andiamo avanti perché insomma diventarci con me, sia questo divento filosofa, scusami se ti porto in questi confini, però voglio far ascoltare i brani che hai scelto, anche perché pure il prossimo che ascolteremo fa parte dei miei gruppi del cuore. Loro sono gli Smashing Pumpkins e questa è Tonight Tonight. Thank you.
Ti avviso che ti stanno ascoltando ormai da alcuni secondi. Questo è come è andata, non Provato. fai mai. Ho strisciato per fare in modo che non sentissi il mouse così che slittava sull'audio. Non ci ho fatto caso, io non sento le canzoni, no? E lo so, perciò ho approfittato del momento. No, sì, ma l'ho fatto apposta perché te l'ho detto prima, ti avevo minacciato su questo. No, comunque, guarda, questa scaletta musicale che davvero hai scelto, ma me la racconti un po', cioè i brani che hai scelto, in che maniera li hai appunto identificati tra, immagino, l'infinità di musica che ascolti? Punti di riferimento di alcuni periodi della mia vita, dai, cioè proprio fasi. Ma c'è una Oh. fase che tu ricordi come quella che, a parte questa, vabbè, iniziale, no? Che ti ha dato la spinta, l'input per intraprendere questa vita, se vogliamo chiamare così. Però c'è stato un momento della tua crescita musicale in cui hai davvero pensato che quello, il tuo ruolo, quello è quello che sei. Ma l'ho sempre pensato, sempre avuto paura di meritarmelo o meno. L'ho sempre pensato, se no. Cioè, in che Cioè, l'ho senso sempre. di meritartelo, scusami? Vabbè, alla fine suonare comunque è un gioco d'abilità a qualche livello, ma proprio anche soltanto fare l'artista è un gioco d'abilità a qualche livello. Cioè, quindi diciamo essere abbastanza abile a fare quello che faccio. È come dire essere abbastanza bravo ad essere me stesso. E no, infatti, sì. Però, beh, essere te stesso in modo che gli altri possano comprenderlo. O forse non è ne neanche necessario, no, che avvenga questa cosa. Perché? Cioè, no, gli altri perché non dovrebbero comprenderlo? Cioè, nel senso, cioè, spero che si comprenda. No, nel senso, non per forza comprendere te al 100%, ma comprendere una parte di te che è la musica, no? Quindi. Sì, ma quello ci mancherebbe, cioè, non penso che conosco al 100% nessuno, manco la mia ragazza. Cioè, ciao Selina. Cioè. Era un saluto, era un modo per salutare così in maniera latente. Cioè, salutiamo. Passa. No, comunque, no, voglio farti altre domande per quanto riguarda l'audiomock, no? Perché io poi voglio capire anche come funziona il momento in cui appunto si svolge, no, questo tipo di lavoro. Nel senso, mi spiego meglio, è una full immersion come mi immagino, nel senso proprio ore e ore a lavorare Sì. così assiduamente o è una mia immaginazione? Ah no, quello sì. Sì, su un giorno di 8 ore fai, cioè che c'hai le orecchie sane, ci stai, che funzionano, ci riesci per 5 ore. Quelle ce le spendi tutti i giorni proprio di immersione, ma perché poi ci sono altre attività nello studio da portare avanti, no? Quindi, però sì, volendo, è totalmente immersivo. È proprio quello il problema. È l'unico problema del fare il musicista, che ti ruba totalmente dal resto. Cioè. Beh, oddio, questo un po' tutti, no? I lavori, immagino, però forse questo in particolare perché si tratta proprio di tradurre qualcosa poi di importante. Ci stai anche più del dovuto, cioè ci stai fino all'esasperazione, fino a che proprio. Cioè basta, proprio fisicamente, però io mi alzo la mattina che sono felicissimo di andare a mettermi davanti a un computer vicino alle casse, cioè sono proprio contento. Ti volevo chiedere proprio questo, cioè tu lo fai proprio con così, cioè ti alzi con la voglia di farlo in ogni caso, anche se sai che poi dovrai starci lì proprio a morirci dietro a queste giornate lavorative, cioè non senti il peso? Sì, però, cioè, però poi sono felice, cioè c'è qualcosa che mi rende felice di comprendere me, di fare questa attività bene, cioè proprio mi rende felice, non Ma so, che bello forse. sentirlo dire comunque, cioè te lo giuro, cioè sentire qualcuno dire che è felice del suo lavoro, no? Arrivati comunque ad un'età in cui si sa che si fanno dei sacrifici veri per lavorare in un determinato settore, è veramente bello anche da ascoltare, immagino quanto lo sia da vivere. Ma
Cioè, per collaborare con te, no? Se io, per esempio, fossi un musicista che ha bisogno di lavorare con te, perché anche questo può sembrare una domanda banale, ma penso che molti che ascoltano, artisti emergenti che ascoltano, non sono poi così sicuri dei passi da intraprendere, no? Per iniziare questo percorso. Cosa bisogna fare? Contattarti semplicemente, sei tu che guidi, che li guidi? Basta scrivere, allora, il mio Instagram personale, che però è una, cioè, personale pubblico artistico, è Filippo Poderini, e lì, diciamo, è la parte più artistica. La parte riguardante allo studio è strettamente quella riferita alla pagina di Audio Monk. E scrivendo lì si passa per la, insomma, scrivendo alla, scusami. Scrivendoci in privato a Audio Monk, e lì ottieni le risposte. Se vuoi sapere delle informazioni, se no ci puoi seguire e noi pubblichiamo comunque post riguardanti la didattica e la produzione. Ok, quindi proprio post informativi? Interessante, Sì, esatto. quindi anche dal punto di vista così di semplice curiosità è sempre bene seguire. Audio Monk. Dopo taggeremo le pagine nei post delle nostre, quindi seguite Filippo Poderini, Audio Monk Studio, anche i nostri social, così ci condividiamo un pochino di link. Ascoltiamo il prossimo brano perché il tempo sta volando, io voglio far ascoltare quanti più brani possibile, anche se sinceramente vedo che molti sono attentissimi a quello che dici e ti stanno trovando tutti molto interessanti, ma su questo non avevo alcun dubbio, devo dire. Infatti ero talmente tranquilla oggi e serena, sapendo che eri tu l'ospite di stasera, che me la sto godendo anche con un bel bicchiere di vino. Quindi già per questo ti ringrazio, per questo lunedì sera in relax. Thank you.
Allora, Filippo, qui arrivano le prime domande, cioè, oddio, c'erano anche altre domande, però sono le prime che leggo io in realtà, scusatemi. Ti chiedono, quindi ricapitolando, le tue esperienze da musicista, dischi all'attivo? Allora, io ho fatto un disco a nome mio che si chiama Moshi Moshi Pronto Pronto, che è uscito nel 2020 e non sbaglio mai di recente. E poi dopo ci sono altri dischi sotto pseudonimo su Spotify. Ah, cosa iniziamo a scoprire qua? Ci sono delle cose nascoste. Sì, sono degli anni precedenti. Si chiama IF. If staccato L, se scrivete questo, se siete fortunati esce fuori. Ma tanto io la seguivo già questa pagina, ora la diffondo io, quindi me la ricordo, sì, che ce l'avevi. E non esiste più, quindi quel progetto si è passato. Accorpato un po', diciamo, le idee migliori sono state riviste, adattate. Certo. Un attimo che è arrivata un'altra domanda. Mi chiedono, ma per chi non è della zona di Città di Castello, è possibile collaborare? Assolutamente, certo, come no? Cioè, anzi, proprio quello che auspico e ci auspichiamo di poter creare una rete con le persone che non sono di Città di Castello. Quindi tu puoi aiutare coloro che vorranno intraprendere questo percorso anche a, insomma, Come passare del tempo lì, ovviamente, in base alle no? Anche esigenze. proprio anche a distanza, proprio, cioè, è possibile Ah, fare. giusto, anche a distanza. Ci sono tante possibilità, no, l'importante è se qualcuno è interessato a quello che facciamo, che si metta davvero in contatto tramite Instagram. Sì, no, infatti lo ricordiamo perché sono arrivate un po' di domande su questa cosa, quindi sicuramente è una cosa che potrebbe essere interessante, questa della collaborazione evidentemente sta avendo interesse, quindi come ha detto prima Filippo, basta andare sulla pagina anche Instagram di Audio Monk e scrivere direttamente un messaggio. E vi risponderà insomma. Siamo arrivati quasi alla fine, ma io voglio far ascoltare un altro dei tuoi brani. Volevo Perché chiederti, come mai hai scelto questo che stiamo per ascoltare? Tra i tanti. questo brano qua è un mio tentativo di brano hip hop, penso. E l'ho fatto con la beatbox, come, non proprio la tecnica. L'unico che abbia mai registrato sta tecnica l'ho usata un sacco dal vivo quando facevo i concerti. E niente, un mio tentativo di brano hip hop che a me sta simpatico, solo che non ci ho fatto il video, l'ho diffuso poco e quindi adesso colgo l'occasione per farlo sentire. Bene, infatti, mi sembra un'ottima motivazione. Lo ascoltiamo allora. Ok. Corro da uno smart, raffiche di grandine sui tetti di Alcatraz. Ruggi nella mia area senza spazio per il sub, esce solo l'autotune senza respiro per il boom. Era meglio mai soffiare su TuneUp senza post su Instagram senza fare neanche un drop. Facebook è inadatto a farmi da ritratto, e fossi Dorian Gray morirei in un rehab. Sotto un resample di Doris Day, oramai Franchino non canta più, ma vai. Uno che racconta fiaba alla dance floor, l'altro accanto al nome ha il 126. E stammi vicino quando sono solo, e stammi lontano se invece prendo il volo. E dammi una mano se affogo e mi sono perso dentro me stesso. Anche io amo, ma in un modo diverso da te. Yes, yeah. Oh, 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 oh.
L'8-0-8 è scivolato in glide, scarpe da basket scacciano barcheri, picciate con le tunes fanno swish swish, suonerebbe bene dire che la casa boom, ammazziamo la star in un calabrone che si scanta sullo smalto prima volta sotto i 100 hertz, oramai del boom c'è rimasto solo l'edge, forse quello degli U2 fare dei soldi con delight, sassolino stiamo su fino a mattino, i buchi sulle braccia non fanno il caso mio, meglio fare pancia tra sinapsi e corteccia, magari mi dimentico che sono io la feccia. Strambi vicino quando sono solo, stammi lontano se invece prendo il volo, e dammi una mano se affogo e mi sono perso dentro me stesso. Anche io amo, ma in un modo diverso da te. Filippo, brano veramente figo questo, te lo dico, eh. Infatti anche qui arrivano commenti che quello che immaginavo, no? Perché è diverso dal precedente, hanno scritto. Sì. È bello stupire. Allora, leggiamo un altro paio di domande, sì, scusami, ero intenta nella lettura, perché, vabbè, ovviamente è una domanda che ti avrei fatto anch'io. Quali sono i prossimi step? Cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi? Da te e dallo studio, ovviamente. Che da me che l'agenzia di booking funzioni, e quindi che possa fare dei concerti belli. E poi c'è un singolo del quale devo pensare bene il video che vorrei far uscire, però penso se ne parla per l'anno nuovo. E per lo studio c'è il lavoro su Giacomo Di Carlo, che è quello appunto l'ospite dell'altra volta. Uh-huh. C'è Michele Braganti, che è l'ospite della prossima. Esatto. Sì. E poi c'è la collaborazione con i DJ, con le produzioni per i mixaggi, per i mastering, insomma tutto il lavoro di uno studio più il management artistico. Ma infatti facevo la battuta l'altra volta a Giacomo che non sarebbe male fare una serata audio mock qui a Bari, magari, no? Fare tipo... Ma magari sarebbe molto bello, sì. Chi lo sa, ora ci pensiamo davvero. E invece per quanto riguarda come abbiamo detto prima, eventuali nuovi video, eccetera, continuerai la tua opera da videomaker anche? Perché so che molti dei tuoi video sono stati realizzati da te, giusto? Tutti i miei video e quelli di audio anche sono realizzati da me, quindi sì, continuerò. Sì, sì. Perché l'abbiamo un po' sottovalutata questa cosa, ma mi sembra anche questa molto importante. Si può contare su di te? Sì, però sì, sì, si può, sì, che non si può dire tutto in una sera, dai, insomma. È vero, ma infatti noi aspetteremo il prossimo video del tuo singolo per far parlare anche di questa cosa.
per parlare anche di questa tua esperienza, anche perché siamo arrivati praticamente quasi alla fine. Un'altra domanda però carina che c'era, che sinceramente io te la voglio fare perché mi ha fatto pensare, anche questa deve essere una persona un po' come me che si fa viaggi. Mi scrive, quanto puoi, perché tu dicevi prima che eri al Termosifone, Città di Castello, eccetera, mi chiedeva questa nostra ascoltatrice, Stefania, ma quanto incide l'ambiente in cui si vive con la musica che si fa? Sì, dai, io credo che incida. Sì, cioè, io le atmosfere della mia zona, anche se faccio, non lo so, elettronica alla maniera, non lo so, dei Los Angeles degli anni 90, cioè comunque ce l'ho quella vena autunnale dell'Umbria verde. Cioè, sì, cioè, mi rifaccio molto, secondo me influisce molto. Per te sicuramente c'è quindi questa cosa. Sì, È per me. interessante infatti che l'abbia fatta la domanda ascoltando subito dopo l'ascolto dei tuoi brani, forse si percepisce evidentemente. Sì, spero. Cioè, credo di sì, credo che sia il colore dei miei brani dipenda dai colori e dalla conformazione della mia zona, in qualche modo. Sì. Infatti. Ascoltiamo un altro brano e poi purtroppo ci saranno i saluti, quindi approfittate di questi ultimi minuti per continuare a fare domande a Filippo Poderini. Il prossimo brano che ascoltiamo è Me and the Devil Blues. Knocked up on my door. Early this morning, ooh, you knocked up on my door. And I said, "Hello, Satan, I believe it's time to go." Was walking side by side. Me and the devil, ooh, was walking side by side. I'm going to beat my woman until I get satisfied. She said, "You don't see why that I will dog around. My baby, you know you ain't doing me right now." She said, "You don't see why, ooh, that I will dog around. It must be that old evil spirit so deep down in the ground." By the highway side, baby, I don't care where you bear my body when I'm dead and gone. You may bear my body, ooh, down by the highway side, so my old evil spirit can get a Greyhound bus and ride. Eccoci ai saluti finali. Filippo, è stato davvero un piacere, credimi, averti qui con noi stasera. Ma guarda, grazie di invitarmi, grazie di starmi a sentire. Fa un sacco piacere.
Tanto comunque ci sarà di nuovo, eh? Ogni passaggio nel tuo nuovo progetto, questo è uno spazio che ti appartiene in qualche modo. Grazie. Ricordiamo i social, Filippo Poderini, Audiomog Studio, Audiomog quindi per quanto riguarda ovviamente tutto quello che riguarda lo studio, e poi Filippo se volete chiedergli qualsiasi cosa nell'ambito musicale anche di Audiomog. Qualcos'altro, Filippo, vuoi dirci qualcosa per chiudere? Ma guarda, buonanotte, vi direi. Direi che ci sta tutta, Filippo. No, grazie ancora. Se vuoi scegliere l'ultimo brano da ascoltare. Posso scegliere l'ultimo brano ancora? Beh, sì, per chiudere. Chiudiamo. Come li lasciamo? Come li lasciamo? Su di morale o... Dai, Ma mettiamo... sì, come quello che vuoi, dai, non voglio condizionare. Mettiamo la 10, guarda, mettiamo la Cracota. Questo è un Perfetto. di Liquid Funk. Ma ci sta tutta. Sì. Allora mettiamo questa. Mettiamo questa, ti ringrazio Filippo e alla prossima, Alla senza prossima. dubbio. Grazie ancora, buona serata, buonanotte anzi. Ciao. Ciao. Girl.